La cosa più importante è rendersi conto che soltanto l'uomo può salvare se stesso e la società intorno a lui, per mezzo della sua scelta e delle sue azioni. Le persone non devono sprecare il proprio tempo cercando qualcuno da incolpare e intanto accondiscendere alla propria natura animale, né devono aspettare qualcuno che faccia qualcosa per loro. È necessario che siano loro stesse ad incominciare ad agire e diventare un buon esempio per gli altri, dal libro all'atra. Salve, cari amici. Sono onorato di essere con voi oggi su questo forum. Ho sentito Leslie e l'ha detto bene. Le sue parole sarebbero state nelle orecchie di tutti, in modo che tutti si rendessero conto che o saremmo distrutti da un paio di tiranni in un'esplosione nucleare, o saremmo distrutti dal clima. Francamente, mi dispiacerebbe se accadesse uno o l'altro, ma con lo stesso finale. Non è giusto. Il nostro obiettivo e scopo è dimostrare che siamo umani. Il nostro obiettivo e scopo è dimostrare che siamo una civiltà. Fermare la sporcizia che esiste, fermare l'omicidio della gente, restituire la giustizia al mondo, restituire il valore della vita umana. Questo è il nostro compito. Questo è ciò per cui siamo qui a combattere. Ognuno di noi. Grazie. Grazie amici, dal profondo del mio cuore. Ricordate che ogni giorno di inazione in un formato consumistico è un'opportunità persa, è una vita persa. È arrivato il momento di diventare un vero essere umano. È arrivato il momento di creare tutte le condizioni per la sopravvivenza di tutta l'umanità. Sì, infatti è stato scientificamente e sperimentalmente provato che l'altruismo in realtà aiuta molto di più la persona che cerca di aiutare un'altra persona e infine anche colui che aiuta. E ora Gianna ci ha detto il più grande segreto, il segreto dell'umanità che ci viene nascosto. Se vuoi essere felice, fai felici gli altri e allora anche tu sarai felice. Questa è l'unica strada per la felicità. Se volete essere amati, amate gli altri, cominciate ad amare. Amate veramente gli altri e aiutateli e sarete amati. Questo è vero. A nessuno piace la gente malvagia, cattiva, avida e malevola. Sì, alcune persone adulano e invidiano chi detiene una buona posizione o qualcos'altro nella società, come si dice, ma quelle persone in realtà vivono di odio, vivono nella sporcizia e lo capiscono. Questo le rende ancora più arrabbiate. Ebbene, è davvero vita quando si è arrabbiati, quando si ha paura di qualcosa, quando ci si sente male? Non è vita. La vita è gioia. La vita è amore. La vita è vita. Non sempre capiamo i messaggi degli antichi, ma questo non significa che fossero primitivi. Sulla testa di una statua di pietra, del IV secolo avanti Cristo, c'è qualcosa che assomiglia a un dispositivo tecnologico. Nel XVII secolo avanti Cristo, la gente conosceva i cicli cosmici. Tra le sculture del complesso del Tempio di Palitana, ci sono ragazze con computer portatili e telefoni cellulari. Immagini di un telescopio, di un astronauta, in una tuta spaziale, e di un razzo mostrano che c'erano viaggi aerei nei tempi antichi, compresi i viaggi interstellari. Elicottero, dirigibile, aliante e sottomarino sono stati raffigurati dai nostri antenati su bassorilievi nel Tempio di Osiride, ad Abydos in Egitto. La domanda sorge spontanea: perché, disponendo di tali tecnologie, le abbiamo perse? Perché non possiamo ripristinarle ora? Perché le civiltà high-tech sono scomparse? Cosa è importante sapere, per noi, per non ripetere il loro destino?
La prossima domanda è: qual è il nome del dio degli Anunnaki? Vorrei sapere chi è il loro dio e chi è il nostro dio. È il nostro, è il loro dio, è il dio di tutti, Dio è uno. In tutto il mondo, nella comunità mondiale, Dio si chiama Ra. In una trasmissione lei ha detto che Anunnaki vengono dal pianeta Nibiru o Nubiru, che significa... Lo ripeto, ovunque si scrive Nibiru e molti lo pronunciano Nibiru. Non esisteva un'espressione del genere, né una frase come Nibi. C'era Nubi, d'altra parte. Nubira. Sì, era esattamente ciò che era il sole, Dio, l'unico e il sole. Sì, ma lei anche ha detto che non era il vero nome del pianeta. E la domanda è: qual è il vero nome di questo pianeta? Glielo diciamo? Beh, diciamoglielo, non è un segreto, va bene. Evan Fim. Salve cari amici, siamo lieti di informarvi che oggi aggiungiamo un nuovo formato al progetto Psicologia, comprensione della verità. In cosa sarà diverso? Innanzitutto, le puntate saranno più brevi. Analizzeremo determinate situazioni o qualche problema irrisolto che potrebbe darvi ancora fastidio. Quindi postate le vostre domande nei commenti sotto il video e ce ne occuperemo. A presto! Che cosa sono le particelle fondamentali? Di che cosa sono fatte? Come si possono controllare? Da dove ha origine la materia visibile e dove va a finire quando scompare? Su che cosa si basano le leggi dell'interazione gravitazionale? Di che cosa è fatta la materia oscura? Come creare un oggetto vivente o non vivente? Come assicurarsi una vita autosostenibile in condizioni climatiche estreme sia sulla Terra che nello spazio? Troverete una risposta a queste e molte altre domande nel presente rapporto Fisica Primordiale all'ATRA, che rivela i principi fondamentali delle particelle elementari e della cosmologia in generale. Le sue parole sono così incisive quando ha detto che la nostra generazione sarà o la prima generazione sulla via dello sviluppo della civiltà o l'ultima, o l'ultima. Sa, tutto è frattale in natura perché, se ricordiamo la scienza dei sistemi, si dice che quando qualsiasi organismo o ecosistema o comunità di organismi raggiunge un punto critico di instabilità, succede al culmine del loro sviluppo, naturalmente si forma un punto di instabilità, sì. Sì, in quel momento, ed è il momento della verità in cui si prende una decisione, o una specie si trasforma o sarà distrutta. Quindi guardando il punto di biforcazione, sì, giusto? Quindi risulta che noi come umanità siamo nel punto di biforcazione globale? Sì, hai ragione. Perciò, amici miei, siamo responsabili, responsabili della nostra vita, responsabili della vita delle generazioni passate e future. Facciamo la scelta giusta e cominciamo semplicemente ad amarci l'un l'altro. Società creativa. Una società in cui la vita umana ha il massimo valore, dove le persone si rispettano a vicenda. Un mondo sicuro, senza guerre e cataclismi. Una società in cui le persone hanno fiducia nel futuro.
cibo a prezzi accessibili, alloggi per tutti. Lavoro 4 giorni alla settimana, 4 ore al giorno. Educazione e assistenza sanitaria gratuite. Stabilità economica. Un mondo senza inflazione e crisi. Tecnologie accessibili. Risoluzione dei problemi ambientali. Vorreste vivere in una tale società? Questa non è un'utopia. Questo potrebbe essere il nostro futuro. Un futuro che possiamo costruire insieme. Guardate il 13 maggio, Caleidoscopio dei fatti, vantaggi della società creativa. Iniziato dai membri del Movimento Internazionale Sociale all'ATRA da Slovacchia, Repubblica Ceca e Croazia. And our choice is done. We stand for life and we make the truth right.